Benvenuti in questo nuovissimo video, ragazzi. Allora, oggi parliamo un po' del team Monsters, ragazzi. Allora, innanzitutto è questo team qua, contiene 30 e passamila follower. Ovviamente sono tutti bottati e parliamo e incominciamo a parlare di tutto ciò, ragazzi. Allora, prima c'era Flux, ragazzi, che come forse conoscete, ragazzi, per chi comunque conosceva già questo team, era tutto buono e gentile e tutto quanto. Certi player del team manco sanno di questo cambiamento che c'è il cocapo nuovo. Praticamente adesso c'è un cocapo, ragazzi, che è stronzissimo praticamente. E comunque si vede che comunque è minorenne perché proprio non vuole dire l'età, è stronzo, eccetera, eccetera. Vi farò vedere anche alcune chat e ragazzi vi spiegherò il tutto quanto, ragazzi. Io personalmente ho fatto i post, ok, con tutte le collaborazioni, con i loghi delle sponsorizzazioni, con il tag e tutto quanto. Ok, ho fatto le Instagram stories sempre con il tag, con i login e tutto quanto, bellissimo. Come esempio la Juventus con la Jeep, che c'è la collaborazione della Jeep, eccetera, eccetera, no? Come le squadre di calcio, no? Come un team esport, perché noi volevamo diventare un team esport. Non lo faremo adesso, ma lo faremo più avanti, che ci trasformeremo in un team SDA. Come avete già visto, comunque, il team sta diventando veramente forte, il nostro, ok? A parte che questo team comunque è un team di bidoni, per chi ci volesse fare una CV, veramente un team di bidoni. Comunque vi avverto che purtroppo è andato in gestione a un bambino e niente, cioè come prima ci andavi d'accordo e tutto quanto, che era gentile tutto quanto il capo, ora c'è un bambino in gestione. E stiamo facendo proprio un video smerdo di questa cosa, di questo nuovo capo, co-capo, non si sa, che non sa gestire un team. E vi faccio vedere, ragazzi, le sue risposte anche, e vi faccio vedere un attimo. Fra, abbiamo fatto collaborazione, ma solo io ti ho messo nelle collab. Cioè, te non hai messo niente, metti le storie in evidenza con le collab. Salve, mi dica cosa si deve fare. Sono Cora, che salve, ah. Uno sarà in evidenza, fra. Si guardi, sono il co-founder, vabbè. Guardi, dato che Flux non guarda più la pagina, mi ha dato a me il compito di occuparmene. Chiudiamo la collaborazione, dato che per me questa collaborazione non ha senso. Buona serata. Perché non avrebbe senso e perché c'era la collab? Cioè, bella domanda, eh. Mi scusi, ma con tutto il lavoro che ho fatto, le sembra giusto? Guardi, la pagina l'ho io, mi dispiace per tutto il lavoro che ha fatto, però ritengo che la collaborazione del vostro team è inutile. Perché sarebbe inutile? Cioè, bella domanda, eh. E perché c'era la collab? Sempre un'altra bella domanda, ragazzi. Da quello che mi sta dicendo lei, sì, cioè, quindi non riesce a rispondere e spara stronzate, cioè, assurdamente. Io gli faccio, what? Che cazzo sta dicendo? Quindi, giustamente per me, può togliere tutto il materiale che ha fatto. Quindi, ho lavorato per il cazzo, va bene, farò anche un video smerdo e spiego tutto. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Insomma, questa era la chat di fra me e lui. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa strana che ho notato nei post di questo team. 2000 like, ma guardate un attimo se scorriamo. Cioè, ragazzi, cioè, non so se avete visto, raga. Riguardiamo bene, eh. Cioè, sono solo questi like, eh. Cioè, state vedendo? E c'è scritto 2000 like. Però sembra come se ce ne siano tanti meno, raga. Guardate un po'. È un po' strana la cosa. Ma molto strana. Cioè, raga, è stranissima come cosa. Cioè, proprio se li ha bottati e solo un paio di like li ha messi che si vedono. E gli altri non si vedono. Se andiamo a vedere bene, ragazzi, sono sempre le stesse persone che hanno messo like. Ok, guardate bene. Cioè, proprio inizia e finisce da quello, ragazzi. Cioè, non sono 2000 persone, perché 2000 persone sarebbero tante di più. Questa è una chat di un gruppo, ragazzi. Adesso vediamo. Team Monsters, ma lì avete bottati? Ma come ha fatto ad avere 38k e nemmeno 60 like? Questi sono due team diversi che gli hanno chiesto. No, dato che non abbiamo bisogno di bottarli, risponde i Monsters. Io gli faccio bella battuta. Poi un altro team risponde: sì, ma avete i nostri stessi like e avete 38k. E sospetta, stessi? Non credo proprio. Manda le foto dei like che vi ho appena fatto vedere. Risponde: ho dubbi, però, ok. Rispondo: ah, convinto, tranquillo sul video, smerdo. Aggiungo questa parte, no problem. Lui mi fa: ah, ok, fai pure, amico. Amico mio, so che non hai un cazzo da fare, ma piuttosto se chiudo la cosa con te, buone, senza fare storie, sembri un bambino. Poi se ti diverti così, boh, e gli faccio porta rispetto ai più grandi e sei onesto nella vita. Lui fa: stai sul cazzo alla community, mi dispi. E gli faccio che c'è la J-Core da Tino Basto. Lui mi fa: gli faccio a te perché sei una persona falsa e stronza, perché con noi non c'è la community comunque.
E mi fa: ok, nice, no problem. Io gli rispondo. Ma lui risponde: vanne parlà quello che ha 100k su Twitch e 3 spec fissi se ti va bene. E io gli rispondo: ho chiesto la patron e servono 75 spec medi. Quanti hanno rosicone? Vabbè, ho chiesto, sbagliato a scrivere. Mi fa: nanno chi? Lui, poi un altro team esce, non vi flammate, io gli faccio: quanti anni hai? Poi esce un altro team e fa: ammetto che mi sto guardando la discussione con i popcorn, però ragazzi, pace e amore. Lui scrive: no, ma tranquillo, zero flamma, non stiamo a perdere tempo. Io gli faccio: va dai, vai a dormire che è tardi, piccolo. Lui risponde: ok, è finito perché il gioco è bello finché dura poco. Io gli faccio: non parla tanto. Lui risponde: no, aspetta, ma ci hai veramente messo 10 minuti per scrivere? No, parla tanto, lol, cioè. Da questa risposta comunque confermiamo un'altra millesima volta che, come vedete, è stronzo. Vabbè, scusate, comunque sono letto un po' male, però era solo per leggere. Ciao ragazzi, in poche parole volevo leggere al posto vostro, per chi non c'aveva cazzi di leggere, ve l'ho letta io la chat, spero che comunque vi sono stato d'aiuto. Come avete visto qua ragazzi, tutto l'ambaradam e in più, vabbè, altre minchiate comunque che eccetera eccetera, però non voglio allungare troppo il video comunque in ogni caso. Palesissimo ragazzi, era molto meglio quando comunque c'era il vecchio capo, ok? Rip per il vecchio capo che non c'è più. Comunque correggo prima che ho detto ragazzi che ho detto che su tutti i bidoni, perché magari c'è anche qualcuno di Fortino che è dentro il team. E niente, come avete visto comunque ho migliorato un po' la postazione. Con i player si andava d'accordo, con il vecchio capo si andava d'accordo. Andava tutto liscio, a parte l'entrata di questo nuovo capo. Quindi purtroppo sto flammando questo team solo per questo discorso qua, che è entrato questo nuovo capo, che non sono l'unico che comunque non ci andrà d'accordo, come vi ho fatto vedere in chat, e comunque altri chat che non vi aggiungo, ragazzi, non sta andando d'accordo con nessuno. Purtroppo verrà flammato un po' da tutta la community, perché comunque, vabbè, a parte sto video, ma proprio il suo modo di rispondere, di fare, eccetera. Purtroppo ragazzi mi dispiace un po', mi dispiace, però è così ragazzi. Che dirvi ragazzi? Spero che avete capito la situazione com'è. Poi vi porterò anche, appena finisco un po' la stanza, un video sulla stanza. E niente, come avete visto la postazione la stiamo un po' migliorando piano piano. E niente, insomma, supportatemi in qualche modo da riuscire a sistemarla bene, farvi il video della stanza, ragazzi. C'è anche da dire. Questo è molto importante, ragazzi. Vi ricordo che comunque sto streamando anche molto spesso su Twitch, forse anche di più di YouTube, ragazzi. Sì, anzi, più di YouTube. Porteremo comunque anche delle nuove live su YouTube. E principalmente comunque volevo portare i server privati, però non vorrei mai che poi, cioè, ogni volta che mi fermo per un tocco, poi ci sono sempre le solite 10-20 persone. Mi dispiacerebbe, perché quando stavamo facendo i server privati una volta magari c'erano 40-50 persone. Poi ogni volta che mi fermo mi trovo con 10-20 persone e mi sta un po' in culo la cosa, capito ragazzi? Quindi comunque adesso voglio tentare di alzare un attimo la community, che così facciamo un bel server privato molto più grande. Come sapete ragazzi, per chi mi segue da tanto, i premi si alzano molto di più. E niente, speriamo in bene ragazzi, che insomma siamo di più, che così alziamo anche i premi per tutti quanti ragazzi. Infine, morale della favola. E niente ragazzi, comunque vi volevo comunicare che ragazzi il team comunque nostro sta diventando fortissimissimo. Quindi se sei un pro player chiede un provino, team.jcorra su Instagram. Noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella a tutti quanti ragazzi. Solo se sei un dragone siberiano chiede un provino, non farmi perdere tempo. Non accettiamo PS4 player, quindi non provateci neanche Switch, ovviamente, quello è palesissimo. PC, Xbox, PS5, 120 fps in su, ragazzi. Noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella a tutti quanti, ragazzi.